La Palmese, con un pirotecnico 4-3 nei confronti del San Giorgio, si qualifica per la finale della pool, diciamo, promozione del girone B, e dovrà affrontare l'Ardore in finale, quell'Ardore che era già qualificato avendo i 10 punti di vantaggio sulle quinte. Però probabilmente non sarà finito qui il campionato della promozione, perché certamente con la retrocessione della Cittanovese e con il San Luca nella Serie D ancora impelagato nella zona play-out, a proposito sarà recuperata domani probabilmente la partita tra il San Luca e il Licata, che era sull'1-1 nel primo tempo, che è stata sospesa per infortunio dell'arbitro, e quindi lì si determinerà la classifica del San Luca per sapere a che posizione dovrà essere per giocarsi il play-out. Probabilmente lo giocherà in casa contro la terzultima. Dicevamo che quindi con questa retrocessione della Cittanovese si rende necessario lo spareggio ulteriore tra le vincenti, i playoff del girone A contro il girone B. Nel girone A, da segnalare che ci sarà la finale tra Vende e Cassano Sibarissi, e quindi una delle due, delle quattro squadre che probabilmente accederà all'eccellenza, sempre che non ci sia, purtroppo, speriamo di no, un'altra retrocessione delle calabresi. Per quanto riguarda i play-out, nel girone B si salvano il Melito e l'Atletico Maida. Melito 2-1 all'Africo, con una partita abbastanza tranquilla. Solo nel finale l'Africo è riuscito ad accorciare le distanze dopo i gol di Camps e di Obinna del Melito. Mentre l'Atletico Maida, con un secco 2-0, ha la meglio sul Melicucco e quindi si salva. Retrocedono Africo e Melicucco.